Ora vedremo gli angoli al rallentatore o a velocità normale. Prima però di iniziare vorrei dire diverse cose sull'uso del coltello. Allora, l'ABC del coltello è che bisogna parare, colpire e disarmare nello stesso momento. Cioè, nel senso, quando viene effettuato un attacco da coltello, il difensore deve sapere parare, colpire e disarmare tutto nello stesso tempo. La posizione di guardia, sia per quello che avrà il coltello, sia per quello che non l'avrà, il coltello sarà una posizione di guardia bassa per poter dare il meno spazio possibile all'altro di essere colpito, e in più ci sarà la posizione di guardia che sarà con stile pugilistica o da sport combattimento, quindi bisognerà muoversi in piedi scacciapiede, ok? Senza incrociare i passi in modo tale da non perdere l'equilibrio, ma sapersi muovere in questa posizione qua, andando, girando, sempre mantenendo la posizione di guardia. Un'altra cosa molto importante, bisognerebbe avere calma e precisione per poter essere veloci. Un'altra cosa importante in cui voglio che voi riflettiate sia la tecnica ed equilibrio uguale forza e la tecnica ed equilibrio insieme alla velocità uguale potenza. Queste cose qua, ok, bisogna capirle in modo tale da potersi allenare, e mentre ci alleniamo pensiamo quanto importante sia la tecnica, pensiamo quanto importante l'equilibrio e pensiamo quanto sia importante la velocità canalizzata nella via giusta. Ora vedremo gli angoli, i 12 angoli che abbiamo fatto prima, più quelli che la Zama Military Combat usa per quanto riguarda l'uso del coltello. Punta gola, il coltello punta gola contro l'avversario. E vado in angolo 1 al collo, ok? Tiro verso di me. Angolo 2, l'altro lato del collo, tiro verso di me. L'angolo 3 al corpo, ok? Tiro verso di me. Angolo 4 dall'altra parte, tiro verso di me. Okay? Angolo 5, ok? In entrata, 5. Andiamo 6, ok? Sull'arteria femorale della gamba dell'avversario. 6, segue la gamba sinistra davanti, 6 e puntello, ok? Se invece vogliamo fare come i SEALs americani è 6 nelle parti genitali, e poi sarà angolo 7, 8, 9 nel corpo, angolo 10, 11 negli occhi, angolo 12, ok? Da sotto. Questo sono il rallentatore per vedere, cercare di capire come si usa a prone e a supino, ok? Supino e prono, quindi i movimenti dell'uso del coltello, del movimento del polso, per vedere da che parte arrivano questi pendenti. Da qui ci possono essere anche i diagonali da sotto, in diagonale da sotto ci possono essere i colpi bassi al tendine d'Achille o al ginocchio, ci possono essere gli effetti catapulta da sopra, ok? Ci possono essere addirittura quelli laterali di punta, sia da una parte che dall'altra. Questo è il metodo che noi cerchiamo di usare per cercare di mettere più angoli possibili e quindi per avere più completezza in uno sport da combattimento come l'uso del coltello.